Only Craps, Vigilante ragazzi, sono Mezzbossan e sono tornato con il quinto episodio del mio, tra virgolette, let's play del fan game di Pokémon Cremisi Portals. Allora, ci avevo lasciati che io dovevo tecnicamente allenarmi la squadra, ma poi mi sono accorto che la mia squadra è leggermente, dico leggermente, devastata. In particolare avrei voluto allenare tutti quanti, però per allenare Drillbur e Zubat ci sarebbe dovuto servire il supporto di Seddle e Growlithe o Growlithe. Però Seddle è esausto e Growlithe o Growlithe ha quasi metà vita, sì che non posso assolutamente allenare la squadra. Rischierei di venire sconfitto dai Pokémon selvatici. Prima o poi, ovviamente. Prima di cominciare con l'episodio vero e proprio, volevo raccontarvi un piccolo aneddoto. Dopo aver stoppato il quarto episodio lo scorso, per sbaglio mi sono mosso verso sinistra, mi pare, ho fatto due passi a sinistra. Per ritornare nel quadretto dove ero, ovvero questo, esattamente in questo punto, rivolto verso la porta, mi è comparso di nuovo un Meowile, l'unico Pokémon selvatico che mi è comparso in, diciamo, tenete off camera, dopo aver stoppato l'episodio. Mi è comparso un Meowile, che ho indebolito a vita rossa, e come avrete visto non sono riuscito a catturarlo, perché mancava nella mia squadra. Con l'unica Pokéball non sono riuscito a catturarlo, infatti, borsa, non ne ho più di Pokéball. Ho fallito la cattura, ha fatto 3 battiti, 1, 2, 3 ed è uscito, quando mancavano le stelline di conferma. Quindi, ora noi che siamo in questa nuova stanza, devo vedere un attimo com'è delimitata dalle rocce. Ok, allora. Oh, abbiamo ancora minerali da prendere, ok. Vediamo un po', allora, guardiamo tutto quanto, guardiamo. Questa sembra essere una bella stanza, molto grande. Ok, questa è una porta. Pokémon selvatico ci sta perfettamente. Transizione bellissima, uno Zubat, che però non sconfigo perché tanto Growlithe non prende esperienza. Allora, usciamo. 3 secondi, ok. Allora, per di qua sotto. Strano, molto strano. Drillbur al 2, Drillbur al 2. Volendo potrei mettere per primo il mio Drillbur se incontro altri Drillbur o uno Zubat al 3. Oh, questa è acqua. Sì, ok. Però vedete, faccio 2 passi di numero, Zubat al 5, non posso rischiare. Beh, in realtà potrei. Se tipo allenassi la squadra, tipo devo allenare Drillbur, se viene uno Zubat al 5 faccio un cambio e metto Seddle, niente di più facile. Però lì c'è qualcosa. Ah, ok. Un piccolo ruscello, fiumiciattolo, quel che è, insomma. Flash non lo abbiamo, ovviamente. E quella è la porta da cui siamo usciti, diciamo. Sì che vorrà dire di poter aggiungere il pezzo. Ecco questo qui, esatto. In sicurezza. 4 da prendere. Allora, stiamo molto attenti. Ok, ne ho già trovato uno. Ed è una roccia calda, mi sa. Ok. Un po' difficile. Questo non serviva. Allora, ora andiamo qui. Cavolo. Allora, proviamo qua. Ok, mi sa che ne troverò solo uno, ragazzi. Sono leggermente sfortunato. Ok, attenzione che lì c'è il metallo vicino, forse anche qui. Ok, ho trovato qualcosa. Che cacchio? Ah, ok, un coccio giallo. Ho paura di non riuscire a prenderlo. Al pelo, credo, vediamo. Aspettate. Niente, ero riuscito a trovare un'altra cosa, ero riuscito. Peccato, veramente è un peccato. Vabbè, dai, ci sta. Ecco, contro Roggenrola non posso fare niente io con... né con Zubat del resto, né con Drillbur. Ok. Spero vi faccia piacere, ragazzi, sapere che con i quiz della patente, che è praticamente quello che dovrei fare in questo lasso di tempo della giornata, faccio massimo 5 errori, nel senso non ne faccio più di 5. Ne faccio di meno. Di solito ne ho fatto una volta 0 e una volta sola 1, mi pare. Però per il resto faccio o 2 o 3 o 4, sì che devo ancora leggermente migliorarmi. Allora,
Non avere flash è un grandissimo handicap, devo dire. Devo letteralmente procedere a tentoni. Però sta di fatto che questa Chrome, o Fangame insomma, mi sta prendendo un sacco. Solo che questo pezzo è un po' così. Wow. Zubatal 2. È che vorrei mettere Dribble per primo, però se tipo viene uno Zubatal 5 e voglio scappare, non si può scappare. Got away safely. Ok, un'altra porta. Quindi deduco che non ci siano... No, non si può passare. Dicevo, quindi deduco che non ci siano punti in cui scavare. Bellissima questa. Sembrava tipo un chicco di neve, di grandine. Adesso penserete, ma dove cazzo l'hai vista la grandine? Lasciate perdere, ragazzi. Allora. Ci siamo o... Oh, se non mi sbaglio si spinge verso il basso. Un Mewile al 5. Cazzo. Sapete perché lo volevo? Allora, lo volevo sia perché mi pare abbastanza raro a trovare qui dentro. Ma il punto è che lo volevo perché so che ha macro forza come abilità, ma solo dalla Mega. Per il resto Mewile è abbastanza inutile, solo con la Mega è buono. Perché se non mi sbaglio ha ipertaglio... O prepotenza. No, mi pare che abbia prepotenza Mewile. Anche se non gli starebbe male. E se non gli starebbe male forse vuol dire che ce l'ha veramente. No, sbaglio tasto. Sì, volevo correre. Però purtroppo non riesco a correre. Dai, cerchiamo di uscire dalle imprese, scusate, miniere siderali più presto possibile. Io purtroppo associo molto la parola miniere alla parola imprese. Posso non farci niente purtroppo. Sì. Potevo anche... No, in realtà i repellenti non li potevo comprare. Perché purtroppo non ho soldi. Nonostante potessi... cioè, nel senso, fossero in vendita. Dove dell'edificio del Team Wire. Ok. Ma se c'è una scala, perché sto scendendo non dove della scala? O era un ponte? No, non lo so. No. L'ho premuto il tasto in più. Torno indietro con X, devo ricordarmi. 1, 2, 3. Got away safely. Allora. Ah, ok, deve essere una ferrovia. Sì, in effetti lo è. Allora, stiamo attenti. Non voglio perdermi niente. Non voglio perdermi assolutamente niente. Due trovati. Uno è qui ed è una pietra tuono. Perfetto. L'ultimo sarà difficile da trovare, per cui vado a colpire tutti i buchetti di terra, quella morbida. Oh mio Dio! Buono, cos'è una pietra ovale? Ottimo, ottimo, veramente. Allora, no, ho sbagliato tasto un'altra volta. Allora, vediamo un po'. Qui non c'è niente, esatto. Ok. Sì, ci può stare, era un po' che non incontravo uno. Un altro zubatto. Sembra tipo un dolce meridionale. La zubatta. Mi fa molto zuppa inglese. No, ho sbagliato. Volevo esplorare tutto quanto. Che per l'amor di Dio, sono sicuro che non ci sarà nient'altro. Però, avevo ragione. Corri. Ce la faccio. Allora, vediamo un po'. Costeggiamo i margini. I muri più che altro. Oddio, i margini. Mi servirebbe sì flash. Ma l'ho flash? No, un attimo. Non ho flash, vero? No, ma cosa sto facendo? Ah, mi hanno dato lo sprite di nero 2, bianco 2. Pokédex 4 su 6, numero 37313. Sì, iniziato il 9 settembre. Sì, giusto, il primo episodio. Borsa. Allora, rare candy, due pozioni. No, infatti, non ho flash. Cioè, mi è venuto un dubbio. Ok. Mi è venuto il dubbio assurdo. Ora però, torno indietro. Per di qua. Ok. Ci può stare, dai. Ho fatto della strada in più, praticamente. Grow bugia, vai. Vai. Dopo ho anche il tempo di finire 2-3 quiz, quindi sono a postissimo, veramente. Ho acquisito molta più sicurezza per quanto riguarda la teoria.
Sono bloccato per caso. No, un attimo. Un attimo. Sono bloccato. No, aspetta un attimo. Sono bloccato. Cioè, mi sta venendo il dubbio. Mi sta venendo un dubbio assurdo. Aspettate un attimo. Sì. Aspettate un attimo, sono bloccato. Sapete che dubbio mi sta venendo? Che sia già finita la demo. Mi sta venendo questo dubbio. Oh mio Dio, no, ti prego, aspetta. Devo aver mancato una porta, per favore. Questa è l'ultima stanza, sono sicuro. Mi sta venendo il dubbio che sia finita la demo. Sto per starnutire. Un attimo. Vi chiedo scusa, ragazzi. Sti giorni sono un po' raffreddato, contando che esco tutte le sere. Appena finito patente, mangio, mi lavo. Oh, lavo, lavo e mi mangio, certo. Mi lavo e poi mangio. Ma è finita la demo? No, no, aspetta, no. Cioè, allora, so che era una demo molto iniziale, ma che dava una grandissima base sulla storia. No, sono. Ok. A meno che non ci siano porte in alto. No, questa è l'unica stanza che, pro che, prose che procede verso la. No, mi sembrava una porta. Ti prego, non dirmi che è finita la demo. Anche perché mi aspettavo tipo un NPC che mi diceva: "Ehi, la demo finisce qui." Ma ho paura. Tra l'altro che poi, cioè, io mi ammazzano le persone che mi chiedono: "Ma la continuerai quando sarà completa?" È ovvio che la continuo. C'è Grape e questa qui qua, e questa qui che sono in pole position. No, cioè, sul serio. È finita la demo? Cioè, questo è il pensiero che mi è venuto in mente. Magari sto dicendo una cazzata gigantesca. Ma io altre porte non ne vedo. E sto tornando all'inizio. Mi sa che torno indietro e stoppo il video. Ok, no, non va bene niente in realtà. Per esempio, catturare Mewile sarebbe stato un bello obiettivo per questa, per questo inizio di serie. Ok. Cioè, se veramente in realtà non è finita la demo, allora sono cieco che non riesco a vedere come andare avanti. Anche se io le porte mi pare di averle viste, cioè le vedo subito. Wow, che grande zoom. Adoro sto zoom. Wild Zubat appeared. Eh sì, eh. Allora, what will Growlithe do? What does the Growlithe do? Tan 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 tan. Io sto ancora pensando, ragazzi. Sto ancora pensando. Ok, questa era la porta di prima. Questa dovrebbe essere la penultima sala. Che però non ho voglia di esplorare tutto perché veramente non c'ho voglia. E Drillbur. Quanto è bello come Pokémon Drillbur. Yexcadrill. Quindi, ragazzi, io ora torno nella stanza principale. Cazzo, ho fatto due passi di numero. Ma in realtà erano tre o quattro, ma comunque. Lel. Ah, signore. Vai. Got away safely. Devo smettere di dirlo. Però è troppo bello, mi sento molto British. Queste rocce sono rocce. Una frase degna delle migliori poop. Questa è la stanza iniziale. Che però, del resto, è quella che non ho esplorato in questo episodio. Quindi può essere che magari abbia dimenticato una porta.
Però non penso, perché l'ho esplorata bene nello scorso episodio. Ok, quindi riesploriamola. Qui c'era il bug, mi pare. Sì, c'è il bug. Qualcosa di invisibile. Proviamo. Niente porta. Nope. Nope. No. Non sto incontrando Pokémon selvatici. Però me li sono chiamati. Sì, sembrava di sì. Sì, insomma, sono un po' imbarazzato, perché sto veramente temendo che in realtà sono cieco come la merda e non riesco a trovare la porta. A meno che la porta non sia rivolta verso il basso e sia un po' invisibile, ma ne dubito proprio tantissimo. Quindi, no, sbagliato, corriamo. Ok, per di qua. No, ma che cazzo si va? Mi sono diviso in quadretti, che dolore. Fa malissimo. Ah, cazzo. Vai. Allora. No, non era qui sotto. Poi ancora verso sinistra. Sì. Ora verso il basso. Meno che questo carrello non abbia una qualche funzione particolare, ma non credo, no? Infatti l'ho perduto da tutte quante le direzioni. Boh, non lo so. Sinistra. Si scende, si va a destra. E c'è il mare. Che mi impedisce di andare avanti. No, cazzo, ho sbagliato. Sembrava un po' la Germano Mosconi. Va bene ragazzi, quindi per questo video è tutto. Per questo video è tutto e non ne posso più registrare finché, anzi più che altro potrei contattare il creatore della ROM, visto che l'ho come amico su Skype ovviamente. Contatterò il creatore della ROM per vedere come si va avanti, intanto io vi lascio con la fine di questo episodio, che spero non sia veramente finita la demo, anche se purtroppo è la prima cosa che mi è balzata all'occhio, alla mente. Però potrebbe essere così, ragazzi. Spero di no, anzi credo di no. Se è così, ho fatto male i miei calcoli. Quindi ripeto, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto, nonostante non abbia fatto praticamente niente. E noi ci vediamo con il prossimo episodio, se è possibile. Se non ci vediamo con il prossimo episodio, noi ci vediamo con il primo episodio della mia nuova serie Pokémon, che è Pokémon Art Gold, ragazzi. L'ho già detto e sì, voglio fare Art Gold. Quindi ciao a tutti, ragazzi. Momento. Subito dopo aver stoppato il video, ragazzi, allora, guardate, questa scala non è un pezzo di ferrovia, ma è una scala che ti fa salire, solo che è identica alla ferrovia. Vediamo, cazzo, mi pare identica alla ferrovia, no, è diversa, ma il fatto che si possa calpestare da qui sembra una ferrovia, perché ragazzi, di giù non si può scendere, mentre si può salire. Sono un genio. Vado a farmi curare la squadra e poi basta. Ah, ecco dov'eri, devo ammetterlo, quando ho sentito una frana mi è preso un colpo. Ad ogni modo sembra che tu abbia recuperato il recuperabile. Nel frattempo ecco la tua ricompensa per aver completato la missione. Corrisponde al numero di oggetti da te trovati. Possiamo tornare a Sinforia adesso. Ricordati di fare il resoconto ad Akumu. Ma io volevo restare ancora qui. Cioè, a parte che non mi potevo allenare la squadra con la squadra morta. Semplicemente. Quindi ragazzi, siamo tornati a... Sì, beh, siamo sempre stati a Sinforia, alla città di cui non mi ricordo il nome sicuramente. Quindi ragazzi, benissimo, epic fail fatto a praticamente a fine video, scusate. Sì, ho sbagliato, si può continuare semplicemente, tranquillamente questo fangame. Dimenticate tutto quello che ho detto, tranne che però quando finirà questa serie, la demo del fangame di Pokémon Crimson Portals, farò Art Gold, l'ho già detto più di una volta, compresa prima. E quindi ripeto, per questo video è tutto, perdonatemi per l'epic fail, ma vi giuro che mi sembrava una ferrovia e non una scala. E sì, ripeto, spero mi perdoniate e spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante non abbia fatto niente come ho detto prima. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi, e questa volta ve lo posso confermare.